Buongiorno, sono Riccardo Luigi, sono responsabile di operazioni di Stahl Italia. Stahl è una società tedesca specializzata nella produzione di elettronica per la gestione di energia in ambienti industriali a pericolo di esplosione. Siamo presenti in tutto il mondo. Sì, non dovete aspettare perché stanno scendendo le altre persone, un secondo solo. Siamo presenti in tutto il mondo con sia siti produttivi che filiali di vendita e ovviamente noi ci occupiamo di quello che è l'ambiente più pericoloso dei processi continui, dei processi industriali, ovvero gli ambienti dove si creano atmosfere che possono generare esplosioni e incendi, le famose normative ATEX, se qualcuno di sentire. Noi costruiamo prodotti e soluzioni in grado di mescolare i vari metodi di protezione allo scopo di raggiungere il fine per cui i prodotti e le soluzioni vengono elaborate. Gli ambienti nei quali ci muoviamo sono farmaceutico, la costruzione di macchine, quindi sempre il processo commercio continuo, gli impianti chimici, e poi per estrarre le oli e gas, quindi l'upstream, downstream e midstream, quindi raffineria, le navi offshore e navi LNG e FPSO. Quello che proponiamo al mercato riguarda sia prodotti in ambito di applicazione elettrica, quindi un sentiero piuttosto che sistema di giunzione, lampade, sistema di illuminazione sempre certificato per aria pericolosa, comunque per la protezione gasosa, e poi la presentazione di trasformazione da fare in maniera diretta, e di cui parlerò un po' meglio più tardi. Con tutto quello che riguarda l'interfacciamento del campo, quindi della zona dove c'è il processo vero e proprio, con la sala controllo dove ci sono gli operatori che fanno funzionare l'impianto. La business unit di automazione è fondamentalmente a due siti produttivi. Il primo è Waldenburg, dove c'è la sede principale di Stahl, e il secondo di Colonia, che dove produciamo principalmente la parte di semai e comunicazione delle file e delle camere che vediamo vedere sopra al bacchetto. Cosa facciamo tipicamente? Due esempi. Uno è un quadro personalizzato, quindi all'interno di quel quadro ci sono strumenti e vari componenti elettronici e elettrici che vengono installati in campo per controllare e far funzionare gli impianti. Il secondo è un quadro di controllo nel quale ci sono sistemi di visualizzazione, cassette di giunzione con protezione antideflagrante, tutto montato direttamente sull'impianto chimico, idrochimico. Guardando i layer diciamo, presenti nell'impianto impianto di sistema di comunicazione, ci posizioniamo nel layer più basso, quindi quello direttamente in campo, dove ci sono gli strumenti, con tutta la parte di acquisizione dati, e più in alto verso la parte di gestione, che quello riguarda invece la visualizzazione dei semai. La business unit di automazione è in grado di fornire tutti questi tipi di prodotti. Barriera assicurazione intrinseca, sistemi di remote IO installabili in area pericolosa, sistemi field bus, quindi alimentazione e distribuzione di energia, sistemi network con anche comunicazione wifi, quadri personalizzati, sistemi di monitoraggio della terra e sistemi di visualizzazione e controllo con le telecamere.
Ecco, ripeto, noi ci posizioniamo però a metà tra dove ci sono gli operatori, i controllori e il campo. In mezzo ci siamo. Per dare un esempio di quello che facciamo praticamente, questo è un impianto petrochimico, che abbiamo realizzato un sistema di visualizzazione e controllo, vedremo quello che serve all'operatore per operare l'impianto direttamente in campo. I prodotti di cui voglio parlare oggi, di cui voglio dare una breve introduzione, sono il nostro nuovo HMI, che è un computer completamente certificato anche per applicazioni farmaceutiche, in grado di arrivare fino a zona 1, che ha la caratteristica di essere modulare. Quindi esistono due parti del PC, una è chiamata iBox, che è dove è contenuta la CPU, in modo tutta la parte logica, che esiste in due versioni, la versione diciamo standard e la versione pro, con caratteristiche differenti secondo la necessità di quello che vuole farci. Il secondo modulo invece sono lo schermo, anche questo certificato, di tre dimensioni, 12, 15, 21 pollici, dove possono essere accoppiati indifferentemente l'uno con l'altro e rispondono tutti alle stesse certificazioni, tra cui quelle più avanzate di cyber security, sicurezza di impianto, sicurezza dei dati. Come dice il nostro prodotto, è basato su tre principi, che deve essere sicuro sia dal punto di vista dell'installazione che dal punto di vista del trattamento del dato. Semplice, deve essere quindi facile da mantenere, da utilizzare e affidabile per tutto il ciclo della sua utilizzo. Altro prodotto sono le telecamere, noi produciamo telecamere sempre certificate per area pericolosa di vario tipo. Abbiamo quelle diciamo a fuoco fisso, sono queste che vengono utilizzate principalmente per il monitoraggio di silos, per il monitoraggio di reattori, quelle con zoom, quelle famose PTZ che sono orientabili nelle tre direzioni, possono essere utilizzate anche per applicazioni di sicurezza e controllo accessi. Abbiamo anche la termocamera che viene utilizzata sempre per il controllo di accessi di persone in aree di diciamo, accesso ristretto. Come stallo possiamo fornire non solo il prodotto ma la soluzione completa, quindi integrare completamente le telecamere con anche il software di gestione, di registrazione e tutto quanto. E siamo in grado anche di occuparsi della parte di diciamo comunicazione delle file e mobile application. Sulla parte di mobile abbiamo un nuovo prodotto che è il nostro smartphone 5G certificato per uso in area pericolosa, poi due tipi di tablet, uno più piccolo da 10 pollici questo e uno più grande da 12, dove quello più piccolo è basato su Android, quello più grande invece è basato su Windows 10 e la metà della novità lo smartwatch che diciamo oltre a fornire normali utilizzo di uno smartwatch gestisce anche i controlli accessi senza bisogno di avere una tessera aggiuntiva, quindi chi ha bisogno di gestire l'accesso degli operatori di determinata impianto con lo smartwatch può farlo dando anche delle funzionalità in più. Ultima prodotto, la termocamera portatile affiancata al telefono, allo smartphone, quindi con lo smartphone è possibile utilizzare la termocamera portatile, più tutti gli accessori per il caricabatterie e quant'altro. Ma volevo parlare anche di una novità, l'Ethernet APL, ma adesso diciamo che svegliamo. Allora, negli anni di, negli ultimi
25-30 anni, nel mondo del processo c'è stata una varia rivoluzione. Una delle più importanti riguardava voler portare l'intelligenza dalla sala controllo direttamente verso l'impianto. Negli anni ci sono stati diversi modi di farlo. Magari qualcuno ha sentito nomi tipo Foxconn, Profibus, Fibus Foundation, che sono tutti basi di campo, quindi reti di comunicazione, che avevano l'obiettivo di portare l'intelligenza, quindi il controllo, direttamente verso gli impianti. Sono stati tutti più o meno, chi più, chi meno, un fallimento o un semifallimento. Perché nessuna di queste soluzioni rispondeva al 100% a quello che era la necessità dell'impianto di produzione continua, sia esso farmaceutico, sia esso chimico o petrochimico. Perché derivavano tutte da concezioni di comunicazione, di controllo, basate più sul controllo di una macchina che sul controllo di un processo. E sono due cose diverse, fondamentalmente diverse. Allora nasce E30PL. E30PL è un consorzio di aziende che sono state interpellate dagli end user, quindi da società che producono, con dei requisiti ben precisi di quello che devono ottenere dal punto di vista della performance, sia in termini di controllo che di distanze da coprire sull'impianto. E tra le APL di cui noi facciamo parte, questo qua, deriva, per chi ha detto queste cose, praticamente dal consorzio NAMUR, che è quello che si occupa della strumentazione di controllo in campo, e avrà delle caratteristiche fisiche e di comunicazione che non sono mai state raggiunte garantite prima per base di comunicazione per sistema distribuito. Come stato ci occuperemo, come sempre, della parte in mezzo, quindi tra lo strumento e la sala controllo, con un prodotto in particolare che è questo, che è il nostro switch RPL, disegnato per andare sempre nell'area pericolosa, la sicurezza intrinseca, tutto quello che serve per utilizzarlo in processi di controllo, in processi di produzione. Questo è tecnica data dallo switch e io ho finito.